stagione 1, episodio 1. Sono certo che morirò in questa stanza di merda, non a casa mia. La fame d'aria che sale, l'ansia cresce e fa male, lingua asciutta e partita, la tachicardia. Oggi sono andato a fare la spesa a Quare e Bibbia. C'è stata un'ora di fila perché si entra contingentati a un metro di distanza, eccetera. Io già ci avevo provato ieri, ma dopo mezz'ora mi era finita la batteria del cellulare. Ho pensato, madonna mia, 2 ore di fila senza cellulare, piuttosto vado a leccare tutte le maniglie dello spallanzani. Quindi stavolta mi sono portato la power bank. Appena arrivo devo baccaia subito con uno che mi comincia a dire: se mi dai 20 euro faccio la fila al posto tuo. Se mo 20 euro, porco due, più dell'insegnante, pigli. Non faccio in tempo a finire di formulare un pensiero intelligente sui nuovi lavori al tempo del coronavirus, che sento un botto enorme. Sboo! Due che hanno dentro al parcheggio del supermercato. D'altronde a Roma è così sti giorni, la gente guida come se sono rimasti solo loro nel deserto, tipo Mad Max o Cani il Guerriero. Non sento che si dicono, ma vedo che quello che scende è tutto stupito e gli starà a dire roba tipo: scusate, non pensavo ci fossero altri sopravvissuti, formiamo una comunità, stiamo uniti. Però vedo che fanno il CID, ma stanno in difficoltà perché lo devono fare a un metro di distanza se stanno in PK. Ma intanto arriva una signora vecchissima, c'ha cioè, tipo 85 anni, che si porta appresso un pischellone di 200 kg che mi sa che c'è sta tantissimo con la capoccia, e fa tipo: non so a chi lasciare, lo sa, non vengono gli assistenti sociali sti giorni, quindi... Ah, signori, gli dimono, la famo passare, tranquilla, la famo passare senza problemi, ma dietro invece borbotta una roba tipo: secondo me se affittano, io sto pischellone già l'ho visto con altra, se affittano penso un po' alla fila, te dico. Comunque non penso che fosse vero, penso che era complottista e che il figlio fosse effettivamente il figlio della signora. Mentre la signora scala la fila, vedo davanti che c'è sta l'amica mia, che disegnerò come una tagliera perché c'è la forma della tagliera. Non la posso andare a salutare però perché c'è sta quella davanti a me che sta in paranoia, dice che sembra vicino, ha tentato omicidio. Allora gli scrivo su WhatsApp all'amica mia e dico: oh, ciao, ma visto che macello, ma da quanto tempo stai in fila te? Ma come va? E lei per fortuna però mi risponde serena, eh: ma come va? Vanno a merda, lavoro tutto il giorno, la sera sto rinchiuso in 20 metri quadri con mia nonna, mia madre, mio fratello che siccome non può pippare, alcolizza a casa, spacca tutto, mia madre piange, mio padre si può ammazzare, c'è pure una sola TV a casa. Questa cosa mi fa ripensare agli appelli dei VIP che dicevano: state a casa, è bellissimo stare a casa, stare a casa se stiamo così bene, stiamo a casa tutti, chi ci ammazza a casa? E penso che forse sarebbe più onesto di la verità, tipo: ragazzi, state a casa se non morimo, se no ingolfiamo tutte le terapie intensive, morimo, capite? Dove sta a casa, porco due? State a casa se no crepiamo. Questo mi sembra più onesto di dire: no, che bello, se tagliamo tutti. Comunque, alla fine è il turno mio. Io arrivo, non mi farò mai più sta fila, quindi ho deciso che mo mi compro tutto il supermercato, tutti i barattoli di ceci che ci stanno mi porto a casa io. Ma non lo so perché stamattina mi sono svegliato in fissa con sti ceci. Mi pareva il legume post-apocalittico perfetto, perché se stai a casa non ti fa scorreggiare come i fagioli, è perfetto. E invece i ceci sono finiti. Sta roba mi lascia un attimo smarrito, non so che fa, ma sento subito una voce: veloce la spesa, più veloce con la spesa, fate spese veloci, sennò vi mettiamo un tempo. Non è vero, non erano così cattivi, io li amo i commessini del negozio mio, sono la mia categoria preferita dopo i cavalieri Jedi. Però mi sono impanicato con questi che strillavano, ho preso tutta roba a cazzo e sono tornato a casa con i più stati aromatizzati al cardamomo che non so da dove sono usciti. Quando esco comunque vedo uno che conosco, i mortacci suoi, ma quello non è delle Bibbie, penso, questo è quello del circolo del Tiburtino Terzo che viene a ingolfare i supermercati nostri, perché da noi sta meno fila, bastardo pezzo di merda. Poi però accanno, perché penso che questi pensieri sono oggettivamente antipatici, tanto più nel momento della solidarietà nazionale è giusto che si famo carico dei rifugiati dei coglianieni. Vabbè, poi non è successo un cazzo e nient'altro, perché sono rimasto tumulato a casa a mangiare tutto quello che mi ero comprato, quindi tempo 5 giorni io sarò un ciccione con la coppa già la pellicana. Un grande applauso a Michele, Rex Zero Cascare.